Caro Presidente Colleghi, Ramaphosa, cari Presidente capi di Matteo Stato, Renzi, colleghi, cari amici, signore e Giuseppe signori, Meneghe, innanzitutto Presidente desidero del ringraziare la Ministro degli Affari Presidenza Esteri, sudafricana per aver Ministro organizzato Colleghi, oggi un incontro Gentile così Presidente rappresentativo nel della formato Capital Group, BRICS Plus Outreach. Questo tipo di comunicazione è molto importante. Fornisce una buona opportunità per una discussione approfondita su questioni di attualità della cooperazione reciprocamente vantaggiosa con quei paesi che condividono ampiamente gli approcci dei cinque, cioè con i nostri popoli che la pensano allo stesso modo. Sono lieto di accogliervi tutti, cari amici. Siamo tutti favorevoli alla formazione di un nuovo ordine mondiale multipolare che sia veramente equilibrato e tenga conto degli interessi sovrani della più ampia gamma possibile di stati, il che aprirebbe opportunità per l'attuazione di vari modelli di sviluppo, contribuendo a preservare la diversità delle culture e delle tradizioni nazionali. Voglio sottolineare che i BRICS non competono con nessuno, non si oppongono a nessuno, ma è anche ovvio che questo processo oggettivo, il processo di creazione di un nuovo ordine mondiale, ha ancora oppositori inconciliabili che cercano di rallentare questo processo, di frenare la formazione di nuovi centri indipendenti di sviluppo e influenza nel mondo. I paesi del cosiddetto miliardo d'oro stanno facendo di tutto per preservare il vecchio mondo unipolare. Si adatta loro, è vantaggioso per loro. Stanno cercando di sostituire il sistema del diritto internazionale con il loro cosiddetto ordine, basato su regole che nessuno ha visto, regole utilizzate, va detto, per scopi egoistici e che cambiano per adattarsi all'attuale situazione politica in qualsiasi momento e in alcun modo in conformità con gli interessi dei singoli paesi. In realtà anche questo è colonialismo, solo in un nuovo pacchetto, tra l'altro non così bello, e i colonialisti moderni, nascondendosi dietro i buoni slogan della democrazia e dei diritti umani, cercano di risolvere i loro problemi a spese di qualcun altro, continuando a pompare spudoratamente risorse dai paesi in via di sviluppo. Per inciso, il presidente del Brasile ha appena menzionato il peso del debito dell'economia in via di sviluppo. Naturalmente, da un lato le risorse vengono pompate in enormi quantità e dall'altro si crea un tale rapporto nell'ambito dei prestiti che diventa quasi impossibile rimborsare questi prestiti e non sembrano più prestiti, ma indennità. La minaccia alla formazione di un nuovo ordine mondiale è anche il neoliberismo radicale imposto da alcuni paesi, volto alla distruzione dei valori tradizionali che stanno a cuore a tutti noi. Questo è l'istituto della famiglia, il rispetto dei valori nazionali e delle tradizioni religiose. In nome di compiti opportunistici, alcuni politici non esitano a giustificare anche il neonazismo, la xenofobia, l'estremismo di vario genere e a condonare i terroristi. La maggioranza mondiale alla quale appartengono i paesi qui presenti è sempre più stanca di ogni tipo di pressione, ogni sorta di manipolazione, ma è pronta per una cooperazione onesta, paritaria e reciprocamente rispettosa. È da questa posizione che i paesi BRICS affrontano lo sviluppo di relazioni multiformi con tutti gli stati qui rappresentati e con gli altri stati interessati, nonché con le strutture di integrazione regionale, tra cui la CSI, la Comunità Economica Eurasiatica, l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, l'ASEAN, la Comunità dei Caraibi, il Consiglio di Cooperazione degli Stati Arabi del Golfo. Tenendo conto del fatto che di fatto la maggioranza degli stati africani partecipa al nostro incontro, oggi l'attenzione dei BRICS è naturalmente focalizzata sull'Africa e noi in Russia ne siamo solo contenti. Riteniamo che ciò sia assolutamente corretto, soprattutto perché oggi la nostra presidenza è la Repubblica del Sudafrica. Con molti di voi, cari amici, ci siamo incontrati recentemente a San Pietroburgo in occasione del secondo vertice Russia-Africa, dove si sono svolte discussioni utili e costruttive. A San Pietroburgo è stato confermato che la Russia e l'Africa sono legate da crescenti legami di amicizia e da strette relazioni reciprocamente vantaggiose, le cui basi furono gettate a metà del secolo scorso, durante gli anni della lotta dei popoli del continente africano per la libertà. Apprezziamo molto il fatto che i paesi africani siano estremamente amichevoli nei confronti della Russia. Da parte sua, la Russia è sinceramente interessata all'ulteriore approfondimento dei molteplici legami con il continente africano e noi promuoveremo attivamente questi legami nella pratica e realizzeremo nuovi progetti comuni in vari campi. Il nostro paese presta particolare attenzione alle questioni relative alla fornitura di cibo e fertilizzanti agli stati africani e ai mercati mondiali in generale. In altre parole, utilizzeremo tutte le opportunità a nostra disposizione per contribuire agli sforzi globali volti a combattere la fame
e prevenire una crisi alimentare. Fortunatamente per il secondo anno consecutivo, grazie a Dio, abbiamo avuto un raccolto di grano record. A proposito, come ho detto, nei prossimi mesi assegneremo 25.000-50.000 tonnellate di grano a 6 paesi africani come aiuto umanitario prioritario e lo forniremo gratuitamente. Ne abbiamo parlato a San Pietroburgo. Ora, i negoziati con i nostri amici in questi settori, in questi paesi, stanno giungendo al termine. Del resto, stiamo facendo tutto questo nonostante gli ostacoli posti sul nostro cammino, nonostante le sanzioni illegali imposte alle nostre esportazioni, che complicano seriamente la logistica dei trasporti, le assicurazioni e i pagamenti. E i nostri amici africani possono essere certi che la Russia rimarrà sempre un fornitore affidabile di prodotti agricoli e continuerà a sostenere i paesi più bisognosi. La Russia adotta lo stesso approccio responsabile nei confronti dei suoi obblighi in materia di esportazione di risorse energetiche, che si concentra principalmente sui mercati in rapido sviluppo. Il carburante russo ha un costo competitivo, consente ai paesi amici, compresi quelli africani, di contenere l'aumento dei prezzi e di aumentare la produzione industriale e agricola. Ciò rafforza la loro sicurezza energetica e la sostenibilità economica. Secondo gli esperti, entro il 2050 la popolazione mondiale crescerà di 1,7 miliardi di persone e la domanda globale di energia del 22%. Innanzitutto questa domanda aumenterà nei paesi meno sviluppati e in via di sviluppo. Pertanto è abbastanza ovvio che nel prossimo futuro non ci saranno alternative agli idrocarburi, il che significa che la transizione energetica, che è ovviamente necessaria, ma comunque questa transizione energetica verso un'economia a basse emissioni dovrebbe essere graduale, equilibrata, attentamente calibrata, tenendo conto delle caratteristiche nazionali e delle capacità dei paesi. A proposito, alcuni paesi stanno ora affrontando gli errori commessi nella pianificazione di questa transizione. I problemi non fanno che crescere, ma vediamo la soluzione a questi problemi nell'uso efficiente di tutti i tipi di risorse energetiche basati sull'introduzione di nuove tecnologie pulite e misure che stimolino la riduzione dell'impronta di carbonio. E naturalmente, insieme ai nostri partner BRICS, siamo favorevoli al rafforzamento della cooperazione tecnologica paritaria sia nel campo delle energie rinnovabili che in altri settori importanti, compreso lo sviluppo di nuovi tipi di reattori nucleari, la promozione delle tecnologie dell'idrogeno e così via, ad esempio sull'energia idroelettrica. Del resto, anche in questi ambiti, l'Africa è il nostro partner prioritario. Attualmente più di 30 promettenti progetti energetici con la partecipazione russa si trovano in varie fasi di sviluppo. Siamo molto attivi in 16 stati. In Egitto, ad esempio, Rosatom sta costruendo la centrale nucleare di Daba. La capacità totale dei progetti elettrici che stiamo promuovendo è di circa 3,7 gigawatt. Negli ultimi due anni le esportazioni verso l'Africa di petrolio greggio russo per prodotti petroliferi e gas naturale liquefatto sono aumentate di 2,6 volte, un aumento di 2,6 volte. Naturalmente tutto ciò di cui si è discusso, l'esportazione di cibo, fertilizzanti, risorse energetiche, cooperazione in altri settori economici, nonché nel campo della cultura, della scienza, dell'istruzione, dello sport, tutto ciò si applica pienamente non solo all'Africa, ma anche ad altre regioni e naturalmente ai paesi invitati al nostro incontro nel formato BRICS Plus Outreach. Costruiremo relazioni costruttive e reciprocamente vantaggiose con tutti ed espanderemo le partnership. Il nostro paese ha molto da offrire. A questo proposito vorrei sottolineare che l'anno prossimo la Russia presiederà i BRICS. A nome dei nostri colleghi organizzeremo il lavoro principalmente con i paesi che si uniscono al nostro lavoro nel formato BRICS Plus Outreach. Cari colleghi, in conclusione vorrei esprimere la mia fiducia che questo incontro sarà molto utile e spero contribuirà al rafforzamento delle relazioni amichevoli tra i 5 paesi. Dal prossimo anno non saranno più i 5, ma più paesi con i vostri stati e servirà a intensificare la cooperazione in vari settori. Grazie per l'attenzione. Carissimi amici del canale Dentro la Notizia, un vivo ringraziamento a tutti voi che ci avete aiutato a divenire il primo media italiano di informazione su Telegram. Per continuare a offrirvi quotidianamente un'informazione intelligente a tutela della popolazione, abbiamo bisogno del vostro sostegno. Se lo desiderate,
potete dimostrare di apprezzare il nostro lavoro a beneficio di tutti con una donazione singola o mensile. Per essere avvisati sull'uscita dei nostri video, iscrivetevi su Telegram e condividete il video. Più siamo, più forza avremo. Uniti si vince! Un abbraccio dal vostro Roby!